Stadio comunale Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove sono appena scese in campo le formazioni che si affronteranno quest'oggi: il Mazara, capitanato da Genesio, e la Pro Favara. Mazara, falcidiato dagli infortuni, risponde con il maltese Genesio San Martano, abate lombardo Gargiulo, Bulade, Setmane, Pizzo, Greco e Nieto. La rincorsa di Greco, batte Greco, palla all'indietro per Genesio che va al tiro, la serie di carambole e poi sulla linea salva la fine. La battuta di Cordaro, palla spaventata nell'area di rigore, libera in qualche modo la palla che resta lì e va a lui a realizzare la rete su una mischia in aria. È arrivato Alù. Ecco la battuta di questo calcio d'angolo, palla spaventata nell'area di rigore, batti e ribatti, il tiro alto, il tiro alto sopra la traversa. Questa vittoria per noi vale tripla, non doppia, perché onestamente devo dire che abbiamo giocato con una bellissima squadra, una bella squadra che gioca bene a calcio, ha degli uomini importanti in squadra. Onestamente è una partita molto, ma molto corretta, che in questi campi difficilmente si vedono. C'è stata tanta complimenti tra una squadra e l'altra, tra un giocatore e l'altro, anche il presidente ci ha fatto i complimenti. Non è stata una bella prestazione, è stato un primo tempo che potevamo vincere, abbiamo avuto qualche occasione, abbiamo giocato noi, la prima mezz'ora il Mazara ha giocato, ha avuto qualche occasione, loro secondo me sono venuti qua, si sono messo dietro, giocavano a difesa 5, per loro un pareggio era più che buono, noi la volevamo vincere. Purtroppo il calcio è strano perché loro nel secondo tempo, senza tirare in porta, sono andati in vantaggio. Purtroppo devo dire un'altra cosa, è da 3-4 settimane che non è una scusa, non voglio dire che i ragazzi, quelli che ci sono, non sono buoni, peccato, anzi stanno dando il meglio, stanno dando la vita, siamo sempre una rosa molto ristretta. L'infortunio di Agat, l'infortunio di Conè, l'infortunio di Fontana, ora venerdì si è aggiunto quello di Giampaolo, che era un ragazzo che era in forma, che mi dava spinta, mi dava a centrocampo una spinta, la squadra giocava bene attorno a lui. A mezz'ora si infortuna anche Nieto, ho dovuto cambiare pure modulo per avere 11 giocatori contati. Però, ripeto, non è una scusa, ma purtroppo siamo per ora in formazione rimaneggiata. Il Pro Favara lo conoscevo, ho detto ai ragazzi in settimana che è una squadra che non ti fa giocare, è una squadra dove la mettono sulla grinta, sulla voglia, sono astuti, perdono tempo, e Mariano Cordaro lo conosciamo tutti, si mette lì a perdere tempo, sono andati in vantaggio, hanno raddoppiato la loro astuzia dando sempre pezzo su pezzo, la potevamo pareggiare, Genesi al 94esimo ha avuto l'occasione d'oro. Un pareggio, secondo me, era più che giusto. Hanno vinto, merito al Pro Favara. Calcio, in campo ci sono due squadre, non è che c'è solo il Mazara, ci sono pure gli avversari. Io in settimana avevo detto ai ragazzi che è una squadra tosta, difficile da affrontare. Anzi, nel primo tempo i ragazzi meritavano di vincere. Poi è successo, lascia stare l'infortunio, è successo una palla inattiva, abbiamo preso gol. Già lì loro volevano il pareggio, si sono messi dietro, è difficile con 5, 6, 7 ragazzi tutti messi dietro entrare e fare gol. Ci stavamo pure riuscendo, ma il calcio a volte ti dà, a volte ti toglie, purtroppo è questo. Stiamo lavorando al mercato di dicembre, stiamo lavorando, il presidente sta cercando di vedere, di prendere 2-3 pezzi per, ma come numero di rosa, non per altro, perché questi ragazzi meritano la lode. Siamo un numero ristretto, quindi a dicembre faremo qualche cosa. Arriverà, qualcuno arriverà.